In questo video rendiamo omaggio a sette figure straordinarie che ci hanno lasciato nel novembre 2024. Dalla passione heavy metal di Fratello Metallo all'eredità artistica di Giuliano Tullio. Dal contributo politico di Battista Iacino al talento calcistico di Renato Gavinelli. Scopri le vite, i successi e i lasciti di queste celebrità che hanno segnato il loro tempo. Fratello Metallo. Nome d'arte di Cesare Bonizzi. È stato un carismatico frate francescano e cantautore italiano. Nato a Offanengo il 15 marzo 1946 e scomparso a Bergamo il 19 novembre 2024. Celebre per il suo spirito anticonformista. Era noto anche come asterisco frate Cesare asterisco asterisco. Asterisco asterisco frate rock asterisco asterisco o asterisco asterisco frate metal asterisco asterisco. Grazie alla sua peculiare passione per la musica heavy metal. Un genere apparentemente lontano dalla vita monastica. Bonizzi intraprese la vita religiosa nei primi anni 70, unendosi all'ordine dei frati minori. Tuttavia, accanto alla sua missione spirituale, coltivò una sorprendente carriera musicale, affermandosi come una figura unica nel panorama musicale italiano. Il suo approccio combinava messaggi di fede e spiritualità con sonorità energiche e potenti, utilizzando il metal come mezzo per comunicare con le nuove generazioni. Fratello Metallo è ricordato per i suoi album, le esibizioni cariche di energia e il suo impegno nel dimostrare che religione e cultura popolare potevano convivere in armonia. La sua figura ha lasciato un'impronta indelebile, incarnando l'idea che la fede può esprimersi anche attraverso linguaggi moderni e non convenzionali. Giuliano Tullio, San Donato Val di Comino. 29 marzo 1939, Cassino. 16 novembre 2024, è stato un rinomato scenografo italiano, noto per il suo contributo significativo alla televisione italiana, in particolare alla Rai. Iniziò la sua carriera come scenografo progettista nel 1960, lavorando a produzioni memorabili come asterisco Graziella asterisco, in 1961, asterisco Tutto e musica asterisco, in 1962, e spettacoli come asterisco Senza rete asterisco, in 1968. Ha contribuito anche a programmi per ragazzi come asterisco Big, asterisco negli anni 80 e 90 e al varietà asterisco Check-up asterisco, dedicato alla medicina, a partire dal 1977. Tullio era profondamente legato alla sua terra natale, San Donato Val di Comino, che spesso ispirava le sue creazioni artistiche. Oltre alla carriera televisiva, fu maestro di sci e vinse un concorso nazionale per l'insegnamento di discipline geometriche e architettoniche nel 1974. La sua morte ha suscitato grande commozione, ricordandolo come un artista che ha segnato la storia della televisione italiana. Battista Alpino Iacino. Nato a Grimaldi il 9 marzo 1935 e deceduto a Cosenza il 16 novembre 2024. È stato un importante politico italiano legato al Partito Socialista Italiano PSI. Fu sindaco di Cosenza dal 1975 al 1980, guidando la prima giunta rossa della città, composta da socialisti, comunisti e socialdemocratici. Dopo il mandato da sindaco, fu eletto al Consiglio regionale della Calabria, dove ricoprì il ruolo di assessore fino al 1990. Iacino è stato ricordato come una figura colta, capace di unire visione politica e impegno civile, sempre orientato a promuovere il progresso della comunità. Durante il suo mandato, lavorò per rendere il governo cittadino accessibile e trasparente, consolidando la tradizione socialista di Cosenza. Il suo impegno è stato riconosciuto sia dagli alleati sia dagli avversari politici, che ne hanno lodato l'integrità e la passione per il bene pubblico. La città di Cosenza ha proclamato il lutto cittadino per commemorarlo, allestendo una camera ardente presso il municipio e ricevendo ampi tributi da esponenti politici e cittadini di diverse generazioni. Renato Gavinelli e Novara. 1 gennaio 1943, Novara. 17 novembre 2024, è stato un calciatore italiano. Di ruolo ala. Renato Gavinelli è stato un calciatore italiano nato a Novara il 1 gennaio 1943 e scomparso nella stessa città il 17 novembre 2024. Occupava il ruolo di ala.
una posizione chiave per il gioco offensivo. Caratterizzata da velocità, abilità nel dribbling e precisione nei cross. La sua carriera sportiva si è svolta in un periodo cruciale per il calcio italiano, durante il quale il ruolo dell'ala era particolarmente apprezzato per il contributo sia in fase di attacco che in fase di rifinitura. In carriera ha totalizzato complessivamente 202 presenze e 22 reti fra i cadetti. Frederik Colin Petersen. Nato a Kingaroy il 24 marzo 1946 e deceduto il 18 novembre 2024. È stato un noto batterista australiano. Petersen è principalmente ricordato per il suo contributo alla scena musicale degli anni 60, essendo stato il primo batterista ufficiale dei Bee Gees, band iconica che ha influenzato generazioni di artisti con il loro stile unico, che spaziava dal pop al disco. Petersen si unì ai Bee Gees nel 1967 e contribuì a plasmare il sound della band durante il loro periodo iniziale di successo. Fu accreditato in album storici come Bee Gees 1 ST e Horizontal, lasciando il gruppo nel 1969. Dopo la sua uscita dalla band, intraprese una carriera più riservata nel mondo della musica e successivamente cambiò ambiti professionali. Robert Earl Bob Love. Nato l'8 dicembre 1942 a Bastrop, Louisiana. È stato una figura di spicco del basket professionistico e un'icona celebrata dei Chicago Bulls. È scomparso il 18 novembre 2024 a Chicago all'età di 81 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Conosciuto con il soprannome Butter Bean, Love ha iniziato la sua carriera NBA nel 1966 ed è diventato famoso con i Chicago Bulls, dove ha giocato dal 1968 al 1976. Come tre volte NBA All-Star e 1971-1973. Love era rinomato per la sua abilità nel segnare, con una media di 25.8 punti a partita, il massimo della sua carriera, nella stagione 1971-72. E per la sua abilità difensiva, i Bulls hanno ritirato il suo numero di maglia, il 10, nel 1994 in onore del suo contributo alla squadra. Queste perdite rappresentano una vasta gamma di contributi culturali, artisti, sportivi e politici. Ognuno di loro ha lasciato un'eredità che continuerà a ispirare le generazioni future. Các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Multiserious, một sự chia sẻ về gặp lại các bạn trong video tiếp theo.